Io faccio parte dell'associazione di APS Sine Limes. Sine Limes è un'associazione che è nata alcuni anni fa all'interno del progetto di accoglienza per richiedenti asilo del chiostro di Santa Maria di Castello. È nata per, diciamo così, gestire la progettazione e lavorare, creare progetti per diciamo da condividere con il territorio per parlare di quello che si faceva all'interno del chiostro con i richiedenti asilo e per aiutare, diciamo così, coinvolgere i richiedenti asilo in progetti proprio per il territorio. Allora, attualmente mi sto occupando della proposta per l'istituzione di una consulta per la mobilità sostenibile. È un progetto che stiamo condividendo con altre realtà ambientaliste del territorio, in particolare FIAB, con cui abbiamo già altri progetti, diciamo, comuni insieme, e nasce dall'esigenza di migliorare la qualità della vita per la città. In particolare parlando del traffico, della mobilità sostenibile, quindi di una miglior mobilità ciclistica e rivolgendosi a tutte quelle categorie, diciamo, più deboli, quindi parlando dei bambini, parlando dei disabili, parlando anche di chi lavora con mezzi tipo la bicicletta, in questo caso le cargo bike o altro. L'idea nostra è quella di partire con una proposta dal basso, coinvolgendo altre associazioni ambientaliste del territorio e altre associazioni che si occupano quindi di categorie più deboli e rivolgere questa proposta all'amministrazione comunale per l'istituzione della consulta. Dall'esperienza che abbiamo avuto con i richiedenti asilo, diciamo, è nata anche per certi versi, o comunque si è consolidata anche una necessità e una consapevolezza delle problematiche ambientali maggiori, no? Diciamo, io lo so come cittadino del nord del mondo, quali possono essere le problematiche ambientali che spingono una migrazione, che spingono quindi il peso dei cambiamenti climatici sulla qualità della vita e sulle persone. Per molti di loro questo, diciamo, è una causa, ma una causa che magari non è ben chiara, perché per loro cambiava sostanzialmente la vita, perché la causa climatica magari portava a scatenare guerre, a scatenare cose di questo tipo, per cui ci si trovava dentro, si trovavano dentro a situazioni e quindi erano costretti a muoversi in questo modo per uscire da una situazione. Quindi il fuggire da una situazione molte volte è una conseguenza di quello, ma spesso e volentieri manca questa consapevolezza. La consulta, proprio perché vuole, diciamo così, partecipare e dare consigli, in questo caso a un'amministrazione, quindi collaborare, può intervenire intanto essendo portavoce, diventando portavoce di una larga fetta della popolazione, dei cittadini. E studiando quali possono essere, quindi intanto sensibilizzando a sua volta i cittadini con magari eventi organizzati proprio dalla consulta stessa, nella possibilità di avere diciamo diverse associazioni all'interno, questa possibilità consente anche di avere una rete di conoscenze che queste associazioni hanno a livello locale o nazionale, di persone e di esempi di situazioni fatte o realizzate in altre città, in altri luoghi, positivamente. Quindi anche l'idea di poter replicare andando semplicemente a copiare cose che sono state fatte.